Il pendolo lineare o pendolo semplice è una piccola pallina che oscilla appesa a un filo inestensibile. Se l'angolo di oscillazione è piccolo, la traiettoria del pendolo, che è un arco di circonferenza, si può approssimare con un segmento rettilineo tra i punti A e B, che sono i due punti estremi. E allora questa oscillazione diventa come quella del moto armonico, cioè come quella di un oscillatore orizzontale che oscilla lungo il segmento AB. È chiaro che questa approssimazione è valida soltanto per piccoli angoli, altrimenti non si può più approssimare il segmento AB con l'arco di circonferenza AB. Gli angoli disegnati in questo disegno non vanno bene, sono troppo ampi. Li ho disegnati così ampi soltanto per chiarezza, per far vedere meglio il disegno, però gli angoli devono essere più piccoli. Di solito bisogna lavorare al di sotto dei 10 gradi. Il pendolo presenta quindi molte analogie con l'oscillatore armonico e in uno dei video successivi vedremo proprio queste analogie in modo più dettagliato. Qui studiamo la dinamica del pendolo semplice e ricaviamo il suo periodo d'oscillazione, che vedremo dipenderà dalla lunghezza del filo e dall'accelerazione di gravità, ma non dalla massa appesa. Quindi mettendo masse diverse, ma lasciando la stessa lunghezza del filo, la durata delle oscillazioni rimane inalterata. Per studiare la dinamica del pendolo si parte come sempre dalla legge di Newton. La forza totale che agisce su questa pallina la fa accelerare. Le forze che agiscono sulla pallina sono due, sono la forza peso e la tensione del filo. L'attrito è trascurabile se la pallina è piccola e ha una certa densità, tipo una pallina di metallo. Questo perché le velocità raggiunte dal pendolo sono basse e quindi l'attrito viscoso dell'aria, che è proporzionale alla velocità, è poco influente. Scomponiamo la forza peso nelle sue due componenti, la componente parallela al moto della pallina in quel momento, quindi la direzione parallela è tangente all'arco di circonferenza ed è perpendicolare a questo raggio CP. E l'altra componente è la componente del peso perpendicolare, che è perfettamente equilibrata dalla tensione del filo. La tensione è una forza vincolare e si comporta come nel caso in cui ci fosse un piano inclinato che appunto fa la forza vincolare per non farsi sfondare. Il filo fa la stessa cosa, quindi fa la forza vincolare che è la tensione del filo, che annulla questa componente forza peso perpendicolare. Quindi in direzione perpendicolare scriviamo la legge di Newton e la forza totale è zero, perché queste due forze si annullano e quindi non c'è accelerazione in direzione perpendicolare. Invece in direzione parallela la legge di Newton ci dà una forza totale non zero, in quanto c'è questa componente del peso che produrrà un'accelerazione in direzione parallela. Questa componente del peso, la componente parallela, si calcola attraverso il seno dell'angolo, essendo questo cateto il cateto opposto all'angolo, quindi si calcola ipotenusa, quindi mg per il seno di alfa. Ecco qua bisogna mettere anche il segno meno perché questa componente di forza va verso sinistra in questo disegno e infine scriviamo sen alfa come S su L guardando questo triangolo rettangolo CHP. Sen alfa per definizione è il cateto opposto, quindi S sarebbe questo segmento HP diviso l'ipotenusa che è la lunghezza del filo L, cioè CP. Come vediamo, la massa dell'oggetto, del pendolo, si semplifica e perciò non ha più nessuna importanza per tutti quelli che saranno i risultati che troveremo successivamente. Ricaviamo l'accelerazione meno g su L per S. Riconosciamo che è del tipo dell'accelerazione di un moto armonico. Infatti, nel caso del moto armonico, l'accelerazione è sempre di questa forma, meno omega al quadrato per S, dove omega è la pulsazione del moto armonico. Quindi capiamo che questa forza parallela del componente del peso produce un moto armonico, sempre nell'ipotesi di piccoli angoli, cioè di piccole oscillazioni, in modo da poter approssimare l'arco di circonferenza con un segmento rettilineo. Dal confronto tra queste due accelerazioni troviamo la pulsazione di questo moto armonico, radice di g su L. Poi ricordando che la pulsazione è 2π fratto t, ricaviamo il periodo di oscillazione 2π radice di L su G. Questo significa che allungando il filo del pendolo si allungano anche, cioè durano di più le oscillazioni, si allunga il periodo di oscillazione del pendolo. T cresce con L e
Invece, modificando l'accelerazione di gravità, in che modo? Andando per esempio su un altro pianeta, ipoteticamente, oppure andando più lontani dalla superficie terrestre, per esempio su una montagna molto alta, oppure per esempio lanciando un pallone sonda negli strati più alti dell'atmosfera, diminuisce G perché ci allontaniamo dal centro della Terra, e quindi ecco come si può far variare G. Se noi invece aumentiamo G, per esempio andando su Giove, allora lì c'è più gravità e la durata delle oscillazioni dura meno, cioè il periodo diventa più breve, diminuisce al crescere di G. Questo è anche logico perché dove c'è più gravità il pendolo oscilla più rapidamente, si capisce anche in modo intuitivo. Sulla Luna, per esempio, dove la gravità è un sesto rispetto alla Terra, il pendolo oscillerà più lentamente. Piccola parentesi di approfondimento, ricordiamo il significato intuitivo della pulsazione, è il numero di oscillazioni che fa il pendolo in 2π greco secondi, quindi in pratica in 6,28 secondi. Ricordiamo che tutta questa dimostrazione e questi risultati valgono soltanto nell'approssimazione delle piccole oscillazioni, cioè quando questo arco di circonferenza OP si può approssimare con questo segmento HP, cioè con S, per angoli generalmente inferiori a 10 gradi, e in quel caso si può anche verificare sperimentalmente l'isocronia del pendolo, cioè facendo oscillare il pendolo per esempio con 3 o 4 gradi o 5, più o meno fino a 10 gradi, le oscillazioni durano sempre la stessa durata. Anche l'oscillatore armonico mostrava isocronia, e la mostrava anche per grandi oscillazioni, lì non c'era un vincolo sulle oscillazioni. Invece nel caso del pendolo l'isocronia vale per piccole oscillazioni, isocronia o isocronismo. Nel caso del pendolo, se aumentiamo invece l'angolo e le oscillazioni non sono più piccole ma sono ampie, sperimentalmente, almeno dagli esperimenti che abbiamo fatto con i ragazzi, sembra che il periodo aumenta leggermente. Questo probabilmente sia perché l'arco di circonferenza è più lungo del segmento rettilineo e anche un po' per l'attrito viscoso dell'aria, in quanto il pendolo, correndo più rapidamente lungo l'arco di circonferenza, viene rallentato di più dall'attrito viscoso, che è proporzionale alla velocità. Come nel caso dell'oscillatore armonico, si poteva dedurre la formula del periodo, che era del tipo radice di L su G, guardando le unità di misura. Il 2π greco naturalmente non si può dedurre dalle unità di misura, ma la radice di L su G sì, perché avendo a disposizione la lunghezza e l'accelerazione di gravità, l'unica combinazione possibile delle due che possa dare come risultato i secondi è proprio questa radice quadrata di L su G. Infatti abbiamo sopra i metri, al denominatore i metri al secondo quadrato, i metri si semplificano, il secondo quadrato torna su e quindi viene secondi. L'esperimento del pendolo viene di solito utilizzato per misurare l'accelerazione di gravità. Infatti, invertendo questa formula che abbiamo visto prima, otteniamo l'accelerazione di gravità, si può ricavare come prodotto della lunghezza del filo, cioè del pendolo, per la pulsazione al quadrato. Quindi nell'esperimento si misura la lunghezza del filo e di solito la durata di 10 oscillazioni, poi si fa diviso 10 per misurare la durata di un periodo. Dopo aver misurato il periodo si calcola la pulsazione come 2π greco diviso il periodo, la si eleva al quadrato e si calcola alla fine G. Bisogna prendere degli accorgimenti quando si misura la lunghezza del pendolo. Infatti la massa appesa va considerata come un punto materiale e quindi, se si tratta di una sferetta di metallo, bisogna aggiungere alla lunghezza del filo il raggio della sferetta. Cioè non bisogna fermarsi qua per la misura, bisogna arrivare fino al baricentro, cioè il centro di massa della sfera. Se invece utilizziamo un pesetto a forma cilindrica, dobbiamo aggiungere alla lunghezza del filo anche metà dell'altezza. Perché nell'approssimazione di punto materiale è come se tutta la massa fosse concentrata nel centro, nel baricentro. E naturalmente il filo viene sempre immaginato come privo di massa, quello che succedeva anche con le molle. Immaginavamo le molle prive di massa anche se non era così, perché abbiamo visto che le molle avevano una massa intorno a 20 grammi più o meno. Nel caso del filo, invece, trascurare la sua massa è un'ottima approssimazione, perché il filo è estremamente leggero rispetto alla massa appesa.